Grazie! Allora, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Lo so, in questo periodo sto sparendo un po' troppo, ma per fortuna ritorno, almeno spero vi faccia piacere. E oggi video haul, ho parecchie cosine da mostrarvi, quindi ho deciso di dividere i vari video e oggi il video haul è dedicato un po' agli ultimi acquistini di make-up che ho fatto e giusto due cosine per la cura della persona. Allora, inizio subito col mostrarvi le due cosine. Ho acquistato queste salviettine Fria, salviettine struccanti, 25 salviette idratanti, tessuto ad effetto cutaneo massaggiante, formula altamente idratante arricchita con olio d'oliva ad azione antirughe. Se vi ricordate, io ho trovato il formato mini in un giornale, non mi ricordo se Too Style, Donna Moderna, una cosa del genere, e mi erano piaciute tanto e le ho trovate in un negozietto. Queste le ho acquistate con Giovanna ad 1 euro, quindi 25 salviettine per 1 euro mi sono sembrate un ottimo prezzo e poi le ho provate e mi sono piaciute tanto, quindi queste qui. E poi ho trovato sempre in quella linea di negozi solo 50 centesimi che spesso cito, ho voluto prendere anch'io sotto consiglio di Giovanna perché l'ha preso e testandolo le sta piacendo parecchio, è questo non sapone eco biologico della Omia all'aloe vera, 0% parabene, SLS, PEG, coloranti sintetici e glicolipropilenico, 300 ml, certificato ICEA. Questo qui l'ho trovato a 2,50 euro. Non ricordo lei quanto l'abbia pagato, però 2,50 euro mi è sembrato un ottimo prezzo e appena mi finisce il detergente della Sienne per il viso userò sicuramente questo e vi farò sapere anche la mia opinione. Lo metto qui altrimenti entra nell'inquadratura. E poi alcuni acquistini di make-up che ho fatto, sono piccole cose che due mi servivano per il matrimonio a cui sono stata, vi ricordate, vi ho mostrato anche il vestito, eccetera. Nel prossimo video vi mostrerò anche gli accessori che ho preso che non vi ho mostrato nel video precedente, perché sono cose che ho acquistato con Giovanna quando ci siamo viste il mese scorso, prima di partire per Bologna. E insieme a Giovanna ho acquistato queste tre cosine più un'altra cosa in seguito. Le cose acquistate con Giovanna da OVS ad 1,19 euro sullo Stand Essence sono questo rossettino qui, che era a 1,19 euro, il numero 08 Color Crush. Questo qui l'abbiamo preso sia io che Giovanna ed è un bel rosa che risulta abbastanza fluo. Vi faccio uno swatch. Questo rosa qui. Comunque per 1,19 euro mi è sembrato un ottimo prezzo, è carino, anche a Giovanna sta benissimo, ha postato una foto sul suo Instagram. Poi sempre 1,19 euro ho preso questa cipria Stay All Day 12 ore Long Lasting Powder ed è la numero 40 Matte Honey. Lo so che è scura, ma io questa qui non la utilizzerò assolutamente in inverno, ma la userò in estate, la conserverò per l'estate prossima perché quando ho il colorito un po' abbronzato, diciamo, io utilizzo solo una cipria colorata mattificante, quindi questa la conservo per il prossimo anno. E poi sempre con Giovanna ho preso lui, ta-da! Il mio primo rossettino MAC, è un matte lipstick come potete vedere ed ho preso il Diva, era un colore che volevo da tantissimo perché a me piacciono i bordeaux, poi lo userò tantissimo perché è un colore che mi sta abbastanza bene, secondo me i bordeaux, i toni scuri, secondo me mi stanno meglio dei rossetti chiari e quindi stavo meditando all'acquisto di questo rossetto, approfittando del matrimonio a cui sono andata, ho deciso di prenderlo e di farmi un autoregalo. Il rossetto, vabbè, lo sapete benissimo, e lui è Diva, troppo bello. Lo so che qui può sembrare ancora più scuro, ma è un bordeaux troppo troppo bello. Questo qui è lo swatch, costa 19 euro, ed io l'ho pagato alla coin con lo sconto 16 euro e qualcosa. Comunque ottimo davvero, il profumo è fantastico, i profumi della rossetti MAC sono fantastici, tipo un odore vanigliato, troppo troppo bello. E vi posto una foto qui, se mi ricordo, con il rossetto indossato per farvi vedere come vi sta. E appunto,
appunto, l'ho testato durante il matrimonio, mi è durato 5-6 ore intatto, poi dopo mangiato mi è andato un po' a svanire al centro, ma comunque i bordi c'erano, è davvero fantastico. E poi, sempre approfittando di questo matrimonio a cui dovevo andare, volevo una base mattificante che andasse un po' a regolare la mia lucidità ed ho preso il Matte Base Corrector, il primer di Kiko. Questo qui è un 25 ml di prodotto e l'ho pagato in offerta a 6,20 € da Kiko invece di 8,90 €. L'ho testato e devo dire che non ha del tutto bloccato la mia lucidità, ma diciamo che l'ha ritardata di un paio d'ore. La cosa bella è che la consistenza è molto siliconica, anche se non so sinceramente se ci siano dei siliconi all'interno. Questo qui, questi qui sono gli ingredienti. E a me è piaciuta tanto anche perché mi ha levigato tantissimo la pelle. La stesa dopo la crema idratante, la pelle risultava davvero molto liscia, levigata, i pori minimizzati non scomparivano del tutto, ma erano minimizzati e vi sentivate proprio il viso mattificato. Poi andandolo a truccare facilitava molto la stesura del fondotinta, mi è piaciuta tanto questa cosa. L'effetto opacizzante, qui c'è scritto base viso opacizzante, ideali per pelli da miste a molto oleose che tendono a lucidare durante il giorno. Opacizza istantaneamente la pelle rendendola levigata e minimizzando la visibilità dei pori dilatati. La sua formula arricchita con attivi seboassorbenti garantisce un estremo comfort con l'applicazione del fondotinta. Questo è assolutamente vero. Vi ho detto solo che non ha bloccato del tutto la lucidità, ma l'ha ritardata di un paio d'ore. Comunque mi è piaciuto come primer viso. Devo dire, per 6 euro ne vale la pena. E niente ragazze, quindi questi sono gli acquistini che ho fatto. Vi ho detto, non erano tantissimi di make-up, ma comunque volevo mostrarveli. Poi in seguito andrò a caricare anche dei video haul di abbigliamento e accessori. E niente, spero che gli acquistini e il video vi sia piaciuto. Spero che siate contente del mio ritorno. Io sono contentissima di aver iniziato di nuovo a fare video perché mi mancavate tanto. E niente, vi mando un enorme bacio e alla prossima. Ciao ragazze!